Quando la famiglia Mariani nel 1978 sbarca a Montalcino, il Brunello non era ancora il fenomeno internazionale che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi due decenni. Un successo che ha avuto proprio in Banfi, la cantina nata intorno al castello di Poggio alle Mura per volontà di John Mariani, un protagonista indiscusso. È stata l'azienda che per dimensione, progettualità e avanguardia tecnologica e manageriale ha saputo dare una dimensione internazionale al Brunello di Montalcino, diventando l'altra gamba, idealmente al fianco di Biondi Santi, che del Brunello ha scritto la storia, su cui Montalcino ha imparato a camminare sempre più veloce verso una crescita diventata esponenziale. Oggi Banfi continua ad essere un punto di riferimento per tutto il territorio e del territorio sui mercati di tutto il mondo, senza dimenticare quanti, in questi 40 anni e più, ne hanno sposato il progetto, sostenendone il successo e la crescita continua sin dai primi passi. Le enoteche, i ristoranti, i distributori ed i locali di tutta Italia che dai primi anni 80 ad oggi hanno venduto, stappato e servito il Brunello di Montalcino di Banfi. A loro è dedicato il Banfi Brunello Ambassador Club, che accoglie già i primi 60 ambasciatori, ma che altri da ogni angolo del mondo ne accoglierà in futuro. Un progetto che muove i primi passi, che guarda al futuro con ambizione. Come racconta Wine News, Rodolfo Maralli, presidente del CDA e direttore commerciale e marketing di Banfi. Ma questa è un'idea che nasce a seguito di un concetto a cui noi di Banfi siamo molto legati, quello della restituzione, no? Noi abbiamo avuto tantissimo da questo territorio, abbiamo questo fantastico castello, abbiamo un'uva fantastica che è il Sangiovese, abbiamo una cultura sul Brunello che abbiamo trovato e il nostro ruolo è stato quello di farlo crescere, no? Di creare a un vitigno che già c'era, un territorio fantastico, l'elemento, l'anello mancante, il mercato, che sembra un dettaglio ma così non è. E questo ci ha consentito di vendere negli anni quasi 25 milioni di bottiglie di Brunello in 45 anni e distribuirle in oltre 100 paesi al mondo, 103 per esattezza. E questo è stato possibile grazie a chi ci ha fatto crescere dall'inizio, a questo manipolo di amici, clienti, a riduttivo chiamarli tali, che credettero in questo progetto visionario, con coraggio, con follia, con ambizione, perché non era facile vendere un Brunello sconosciuto, di un'azienda che aveva anche un nome ambiguo, Banfi, di proprietà americana, in un territorio dove, no, il campanile conta. E quindi è tempo di ringraziare questa gente, grazie alla quale siamo cresciuti nel mondo. Quindi loro hanno venduto in Italia, oggi vendono in Italia, ma vendono a clienti internazionali, e ci hanno fatto diventare grandi nel mondo, leader nel mondo, ci hanno fatto legare a questo territorio come forse poche altre aziende a livello internazionale. È tempo di ringraziarli, di metterli al centro, di creare questo concetto di Banfi Brunello Ambassador Club. È un club elitario ma non aperto, cioè oggi è aperto a loro 60, ma si arricchirà con nuovi ingressi anche italiani, soprattutto internazionali, europei, americani, asiatici, sudamericani, ma anche coinvolgere quegli operatori, comunicatori, giornalisti, opinion leader che hanno fatto crescere questo prodotto, il nostro Brunello di Montalcino Banfi. Con questo Brunello di Montalcino Banfi noi vorremmo portare avanti, come sempre nella nostra tradizione, nella nostra filosofia, tutto il territorio, nessuno escluso. Non è un premio alla carriera, ma è un punto di partenza, cioè far vivere il Brunello di Montalcino sotto una nuova luce e consentire a questo club, a questi oggi 60 ambasciatori, di trovare a Montalcino una casa comune dove scambiarsi opinioni, far crescere il prodotto, creare una sorta di grande brainstorming aperto e arricchire di contenuti tutto ciò. Loro non saranno soltanto persone che avranno accesso a condizioni particolari o a annate esclusive, ma con loro faremo formazione, con loro faremo educazione, loro saranno coinvolti in tutti i nostri progetti presenti e futuri e con loro costruiremo un pezzo anche di storia futura dell'azienda, speriamo del territorio. Quindi non è una medaglia da esibire, ma è un punto di partenza, dato che sono persone che non solo a Montalcino, ma nel mondo del vino italiano hanno scritto un pezzo di storia. Ci sono ristoranti stellati, ci sono enoteche storiche dal Trentino alla Sicilia, quindi è una bella esperienza. Essere ambasciatori del Brunello Banfi
è un'investitura ricca di significati, ma anche il coronamento di un lungo percorso vissuto in parallelo, di crescita reciproca e di rapporti umani, di storie raccontate dagli stessi ambassador. Io lavoro alla Pergola da ormai quasi 30 anni, per cui sono ormai quasi 30 anni che conosco questa realtà, che conosco Banfi, Castello Banfi, che prima di tutto è una realtà fortunata, una realtà di un territorio unico, incredibile, ed è un'azienda che mi ha accompagnato durante tutta la mia esperienza, tutta la mia professione, tutti questi lunghi anni. È un'azienda che ha saputo rinnovarsi, è una delle prime realtà di queste dimensioni con cui io sono venuto a contatto e che per prima mi ha portato appunto a contatto con il territorio del vino, che è sempre la cosa più entusiasmante, perché quando si parla di vino si parla di posti stupendi, bellissimi, specialmente da noi in Italia, anche altri posti del mondo, ma qui a Montalcino ogni volta che si viene c'è un tocco di magia. Oggi c'è un clima un po' strano per essere giugno, nuvoloso, piovuto, ma è stupenda, Montalcino è veramente incredibile. E i doni che dà Montalcino sono veramente fantastici. Sono onorato ovviamente di essere un ambasciatore per quanto riguarda Banfi e di questa realtà, un ambasciatore di questa realtà, devo dire, unica, di cui dovremmo essere sempre orgogliosi. Io ho 52 anni, 53 quasi, è un ricordo da bambino. Mio padre mi portò con il camper insieme a mio fratello all'inaugurazione di Banfi, parliamo di fine anni 70, ed eravamo qui con lo stabilimento ancora non finito, eccetera, per cui le prime bottiglie di Banfi me le ricordo benissimo. Papà era un appassionato di grafica, la sede di Banfi è a Roma, a Piazza Mincio, in un quartiere bellissimo. Le etichette, la grafica era fatta da Stefano Miglioni e Romanazzi, per cui si studiavano a Roma, per cui io ricordo, ho un ricordo indelebile della nascita di Banfi. E con lui Brunello di Montalcino, perché comunque ha cambiato la fisionomia di questa zona. Roma è stata sicuramente una piazza in cui Montalcino ha avuto da subito un grandissimo sviluppo e dove secondo me negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, ha avuto un ulteriore impulso. Si beve sempre di più il Brunello, si stappa sempre di più, è stato destagionalizzato e sicuramente da quello che sto vedendo, perché grazie all'amicizia storica con, la chiamiamo, la famiglia Banfi, che non è solo la proprietà ma è anche lo staff storico che è qui dentro, ogni tanto mi capita di fare 4 passi tra le botti, no? Quindi quello che sta avvenendo, di cui si vede la punta dell'iceberg, è Villa Marrucheto, cioè l'inizio di un pensiero di zonazione a Montalcino. Trova anche in Banfi un punto fondamentale, considerando il valore sia dell'azienda che del numero di bottiglie che passano per queste cantine, credo sia fondamentale il lavoro che sta succedendo qui dentro. Con Banfi si deve andare dietro di un bel po' di anni, cioè quando con mio padre nei primi anni 80 avevamo fatto ancora la prima visita in questa tenuta, che per quegli anni era una cosa impensabile. C'era appunto Ezio Rivella come enologo, e questa tenuta era un'assoluta novità, insomma erano arrivati gli americani, italo-americani, a investire in Montalcino, quindi era una grossa novità nel panorama enologico. Mi ricordo ancora addirittura che i vigneti erano talmente vasti che per visitarli c'era la possibilità addirittura di salire su un elicottero e fare il giro in elicottero di questi vigneti, perché chiaramente l'estensione rispetto agli altri produttori che avevano piccoli appezzamenti era una cosa incredibile. Questa cosa me la ricordo benissimo ed è uno splendido ricordo. Banfi è stata chiaramente da traino anche poi per tutti gli altri produttori, e vediamo semplicemente come è cambiata Montalcino e il numero di produttori di Montalcino da quegli anni ad oggi. Che senso ha essere ambasciatore? Innanzitutto è un grande onore,
è veramente un grandissimo onore, una responsabilità anche. E lo eravamo già ambasciatori, nel senso che da sempre comunque consigliamo ai nostri clienti il Brunello, di cui lo reputiamo uno dei più grandi vini italiani in assoluto che abbiamo, quindi lo eravamo già prima e è forse per questo che siamo ambasciatori adesso, poi ne seguiranno sicuramente altri, tantissimi altri. È un'importante realtà italiana, io sono molto nazionalista, credo in tutto ciò che è italiano, credo nel Brunello, non sono un poco esterofilo, quindi un grande onore e una grande gioia. Beh, essere ambasciatori di Banfi ovviamente è un onore, siamo orgogliosi di questo. È un piacere perché c'è un rapporto professionale ma anche di amicizia e ci siamo arrivati ovviamente con un lavoro di tanti anni che ci ha visto per molto tempo privilegiare questo territorio rispetto ad altre zone d'Italia, quindi il Brunello è stata sempre una delle nostre chiavi di accesso al mercato internazionale. Quindi siamo molto contenti, siamo, ripeto, orgogliosi, felici di essere qua per questa celebrazione e penso che molto si potrà fare anche in futuro. Cioè questo deve essere non un momento di arrivo ma un punto di partenza e siamo convinti di poter fare ancora molto. Direi sicuramente una grande responsabilità perché la Banfi è un'azienda che conosco da quando sono bambino perché ha un legame con la mia famiglia profondo. Mio nonno Nello, che ha fondato la mia azienda nel 57, era grande amico di Ezio Rivella, quindi c'è un legame che nasce agli albori della Banfi. Quindi mi sento onorato e molto responsabile di questo per cercare di portare alla mia clientela ancora di più le qualità del Brunello di Montalcino e soprattutto del Castello Banfi. I numeri che comunque fa Banfi permettono di avere anche una platea di pubblico molto ampia e consentire a molti consumatori di avvicinarsi al Brunello. Loro sono sicuramente l'azienda che in Italia ha permesso di far conoscere il Brunello del mondo. Questo non lo dico io, lo dice la storia. E quindi hanno un grande merito e di questo bisogna essergli riconoscenti tutti, anche le piccole cantine che fanno piccoli numeri, ma che oggi hanno la fortuna di essere conosciute all'estero come Brunello di Montalcino grazie alla Banfi. È sempre una pietra miliare il Brunello di Montalcino, soprattutto quello di Banfi che per noi rappresenta veramente la storia del Brunello nella nostra enoteca. Io sono onoratissimo di essere insignito di questa onorificenza, chiamiamola così. Essere ambasciatori del Brunello Banfi è veramente un onore. Io sono cresciuto con il Brunello Banfi, noi siamo della vecchia generazione, noi abbiamo un'enoteca a Catania e dagli fine degli anni 70 abbiamo iniziato questa collaborazione con Banfi, quindi probabilmente siamo cresciuti insieme. A fare un bilancio dei primi 40 anni di Brunello Banfi sul mercato e dare simbolicamente il benvenuto agli ambasciatori del Brunello Banfi è, con un bellissimo messaggio, Cristina Mariani May, terza generazione della famiglia alla guida di Banfi, tra le imprenditrici più autorevoli del panorama enoico italiano ed oggi al vertice di una governance rinnovata e ridefinita nei ruoli, per unire sempre di più l'anima italiana a quella americana dell'azienda, sostenerne la leadership e proseguire nel percorso di continuità culturale e di proprietà familiare. Mi piace ricordare che tutto ha avuto inizio negli 70, quando il mio papà, Gian, arriva a Montalcino. È un territorio, una gran vocazione, ma anche tante difficoltà. Era una terra che si stava lentamente spopolando ed era in tanti pronti a lasciare questo meraviglioso territorio. Ma lui riuscì a capire e sognare che, anche se pure le potenzialità per Montalcino, per l'Italia e per tutto il mondo, e con i colleghi e amici
e Gio Revello riuscire a diventare un sogno, una realtà. Insieme a tutti voi siamo riusciti a rendere questo vino come uno dei più importanti e diffuso nel mondo. Siamo consapevoli che se il Brunello e l'insieme a Montalcino sono diventi quello che sono oggi e soprattutto grazie a voi, al vostro coraggio, al vostro essere stati pionieri. Grazie ambasciatori, grazie a cuore a tutti voi e salute. Viva Banfi!